Io veramente non ho parole. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Niente. Non risponde ai messaggi. Eccolo. Oh. Non aggredirlo come tuo solito. Alla sua età eri peggio di lui. Lascia parlare. Sì, va bene, sì. Simone, però, dai. Potevi farla una telefonata, no? Dai. Io e tuo padre, oh, ci siamo spaventati, sai? No, erano le condizioni. No, no, stavo a una festa. Dai, guarda le condizioni. Oh. Ma io dico, ma tu hai la capacità, ti rendi conto di quello che hai fatto? Tu sei andato in giro in Vespa in queste condizioni di notte, ma no. Chiamavi me, chiamavi nonna, ti venivo a prendere. È pericoloso, non lo capisci questo? Ancora è pericoloso, Non c'è nessuno a Roma adesso. Non ho capito cosa dici. Non c'è nessuno a Roma adesso. Sì, vabbè, mamma, mi fai un favore. Sì. Prepara un litro di caffè. Sì, assolutamente. Grazie. Allora, tu adesso ti bevi un litro di caffè, così vomiti tutto e poi vai a scuola. No, voglio andare a letto. No, tu vomiti tutto e vai a scuola. O preferisci che ti metta due dita in gola? Caffè. Ecco. Lo si può avere, corretto? Ma vaffanculo. Una larva umana. La maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. C'è qualcuno? E poi così il tuo ritorno eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme. Un inganno non c'è, è solo. Grazie. Tieni tesoro. Ciao, buona giornata. Grazie. Buongiorno, professore. Ciao, buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ciao. Mi fa un caffè anche a me, per cortesia? No, ma guarda, secondo me non è. Senti, ma Aureliano non è un po' grande per essere accompagnato a scuola? Ma ancora con questa storia che i genitori sarebbero il male dei figli. Ma io non sto generalizzando, sto parlando di te e di lui, semplicemente. All'aria stanca. Hai dormito male stanotte? Sì, un po', sì. Problemi? Come tutti. Tu invece hai dormito benissimo, a quanto pare. Sì, infatti, da quando ho fatto pace con l'idea di non avere più un marito, basta sonnifere una liberazione. Ma ci sei oggi pomeriggio alla riunione? No, non penso, no. Ok, allora... alla prossima. Ciao. Ciao. Monica. Sto entrando a scuola. Ti devo parlare. Non ci voglio parlare con te. Lasciami stare. Ti devo parlare. Lasciami stare. Ti prometto, non faccio. Non mi frega niente delle tue promesse. Alberto, mi devi lasciare. Oh, vattene. Tanto ritorno, mo. Ma che cazzo hai guardato? Stato ieri sera. Eh? Era il compleanno mio, tu sei pure una serata speciale. Lo so, ho avuto problemi, scusa. Problemi? Problemi erano un po' nel chiamato e non rispondi al messaggio. Che cazzo te stai inventando? Stavo con delle persone. Cazzo, mi sono venuti a cercare, non te posso di più, va bene? Non me puoi di più. No.
Sparisci, mi lasci da sola a fare la figura della deficiente davanti a tutti e non mi puoi dire più! Già i cazzi miei, non ti metterò a fare la scenata davanti a tutti! Sì, anche voi. Non ti preoccupare, mi metto a fare nessuna scenata. Anzi, facciamo che finisce qua! Finisce qua cosa? Mettiamo un punto! Un punto a cosa, chicca? Che stai dire? Un punto a noi due, basta! Mi sono rotta il cazzo delle chiacchiere, le bugie, le stronzate che dici! Lo capisci che quello che ti sto dicendo è vero o no? Ho capito! E ho capito pure che da ognuno sei per i cazzi suoi, ok? Vaffanculo, mamma! Voi che cazzo ci avete da guardare? Date a fanculo in classe, dai! Dai, fatevi i cazzi vostri una volta, no? Anche a fa così, eh? Non è per lei, prof, scusi. No, niente, figurati. Non sei te che ti sei rotto il cazzo, sono io! Hai capito? Dall'inizio, sai perché? Perché non me ne è mai fregato un cazzo di te, mai! Ma chi è che urla così, con questo linguaggio, poi? Ma dove siamo, nella suburra? Chi è stato a dire quelle parolacce? Ah, io non ho sentito nessuna parolaccia. Ma come? Le ho sentite io con la porta chiusa, tu niente. No, ma continua così, eh. Assecondali in tutto. Continua. Bel metodo educativo, bravo, applausi. Eudaimonia, che in greco antico significa felicità. Ecco, io oggi vorrei rivolgermi alla persona tra di voi più infelice. Non so chi sia, ma magari voi... Io forse lo so. Prego. Il più infelice è uno che oggi non c'è. E non ci stava manco ieri, manco l'altro ieri. È Pin. Sì, Luna ha ragione. È Pin. Voi come fate a saperlo? L'avete sentito in questi giorni? Io ci provo a chiamarlo qualche volta, però non mi risponde. Poi non so se a te risponde. No, eh? No. Neanche a me. Ok, allora, oggi, invece di fare una lezione classica, faremo qualche cosa per Pin. Ok? Faremo un film. Un film. Sì, un film di cui voi sarete i protagonisti con me e Aureliano riprenderà tutto con il suo telefonino visto che è così pratico. Ma dici sul serio, prof? Sì, sì, poi mi mandi tutto a me. Allora, quando Aristotele si chiede che cos'è la felicità, perché riteniamo questa una domanda filosofica, Manuel? Perché ti fa venire voglia di farti altre domande. Giusto? Risposta esatta. Chicca, secondo te? A me sembra che queste domande filosofiche non servono a niente. Ah, non servono a niente. Mm. E tu invece, Chicca, a che cosa servi? Che servo io? Che domanda è? Come che domanda è? Io sono una persona, le persone non servono. Ma scusa, se non serviamo a niente, che cosa ci stiamo a fare al mondo? No? Questa è una domanda alla quale Aristotele troverà una risposta 2300 anni fa. 2300 anni fa la trovarono pure gli studenti della scuola che aveva fondato. Perché secondo lui più si è, meglio si capiscono le cose. E si può addirittura arrivare a capire il senso della vita, no? Come raggiungere la felicità, che poi è il fine ultimo, sempre no. Secondo lui. Prego. Così. Quindi che dobbiamo fare per essere felici? Vabbè, sempre secondo Aristotele, per raggiungere la felicità bisognerebbe avere una pienezza della propria vita, no? E un'altra cosa che ci può aiutare a raggiungere la felicità, sempre secondo Aristotele, è la conoscenza. Più si sa, più si è felici. Più si sa, più si è felici. Ed è per questo, secondo lui, che l'uomo cerca sempre, è alla ricerca continua della conoscenza. E naturalmente Aristotele tutto questo lo scrisse prima di conoscere Matteo. Insomma, io mancare un ado. Allora oggi sapete che facciamo? Facciamo un compito, roba facile, niente di difficile. Voi prendete un foglio, ci scrivete sopra una vostra idea di felicità, poi piegate il foglio, lo portate qui, io me lo porto a casa, me lo guardo e domani ne parliamo. Mi raccomando, Pin, fallo anche tu, ok? Io non so niente da scrivere, posso uscire? E perché non c'è niente da scrivere? Perché la felicità è una cosa che mi riguarda. Prego.
Come vedete, all'interno della parola eudaimonia ve n'è un'altra, daimon, che in greco antico significa demone, il demone della felicità. Ed è una cosa con la quale tutti quanti avremo a che fare prima o poi. Tutti noi hanno un demone dentro, uno, più di uno, dipende dalle persone. E sarà a voi tirare fuori il vostro. Ciao Pin, buon lavoro. Comunque tuo padre ha fatto una lezione bellissima. Ma che lezione bellissima, eh? Quello è un ciarlatano. Si riempie la bocca di tante belle parole, la morale, la felicità, la libertà, tutte queste cose, ma è re dei bugiardi. Che senso? Che senso? Super cazzaro. Un mese e mezzo. Che te lo dico io. Okay. Posso parlare un attimo? Sì. Oh, se non te l'ha spiegato vuol dire che non ci sarà niente da spiegare. Non è che ci avresti un po' di soldi, te, da prestarmi? Soldi di che? Cioè, devo riparare la macchina che c'avevo nel box. Perché se non so, me l'ha distrutta. Secondo te chi potrebbe ridarmi questi soldi? Eh? Non lo so, tu non hai idea di qualcuno che può averti fatto una cosa del genere, scusi? No, certo che no. Se ce l'avessi io avrei già spaccata la faccia, che dici? Dai, chi me li può dare sti soldi? Che ne so io, scusa? Eh? Perché non chiede alla tizia con cui sei stato ieri sera? La foto, tutte queste cose. Hai visto Cacchiappo, sì. Ho visto Cacchiappo, certo che ho visto Cacchiappo. Mi mandavi il video mentre stavate a far roba, era meglio. Ma che sei, Rosica? Non sto Rosica. Eh sì. Non sto Rosica, va bene. Te devo dire bravo, bravo, complimenti, bravo. Ti giuro, sarei al settimo cielo se non ci fosse successa sta cosa della macchina. C'è pure la risposta alla domanda che cos'è la felicità. Ci ho fatto roba con la felicità. L'ho accarezzata. Ci ho dormito insieme. A Chicca non ci pensi? Chicca non c'entra niente. No. Perché non state insieme voi due? Sì, no, ma mi ha lasciato. Avevo bisogno di una nuova, meglio, no? Che te sei fatto la mano? No, niente, sono caduto in Vespa, scivolato. No, io oggi non posso, magari la prossima volta. Sì. Sei riuscita. Sì, l'abbiamo fatta ridere. Le ho appena postato la lezione. Grazie, grazie mille. Niente, però. Scusate? Sì. Come raggiungere la felicità, che poi è il fine ultimo, sempre però, secondo lui. Prego. Così, quindi che dobbiamo fare per essere felici? Questa è una domanda piuttosto complessa. Allora, qui sopra facciamo passare le canalizzazioni per gli impianti elettrici, compresa la fibra. Vabbè. E dall'altra parte facciamo gli accessi alle scale antincendio, dove sono previste. Prego, vi lascio i disegni, andate avanti, torno tra un attimo. Che ci fai qua? Non puoi stare qua. Volevo semplicemente vedere se sei vero. Manuel, smettila. Ma magari mi ero immaginato tutto, no? Completamente impazzito. Senti, questa cosa che è successa fra me e te, io non me la riesco a levare dalla testa. Allora, ascoltami, quello che è successo non fra me niente. E te... Ho capito che sei a dire, però non lo dì. Hai capito che questo è il mio posto di lavoro? Ci sono gli operai, c'è il mio capo cantiere, sei completamente impazzito! Sarò pazzo, che te devo dire? Ma stai a sentire quello che ti dico? Sì, sento tutto. Mo, però te ne vai, vai! Quando ti rivedo? Mi faccio sentire io, vai, vai! Allora, oggi facciamo un compito, roba facile, eh? Prendete tutti quanti un foglio, fallo anche tu Pin a casa, prendete tutti quanti un foglio e ci scrivete sopra una vostra idea di felicità. Poi lo piegate, lo portate qui. Mi ha rubato il compito, però... Che... Oh, chi se rivede? Alberto, mi lascia stare. Vieni, ti accompagno a casa. Ti ho detto di no, già ti ho detto di no. Per favore, mi vuoi lasciare? Vieni, lo so che ho fatto una cazzata. Non me ne frega niente. Prego, ti prego. Ci siamo già lasciati, Alberto! Mi devi lasciare in pace! Ci siamo già lasciati! Alberto, ti devi levare! Mi devi lasciare stare! Senti, perché non la lasci in pace? Come, scusa? Lasciala in pace! Ma di chi cazzo sei? Oh, ma che fai? Alberto!
detto che fai? Ti la prendi quello più piccolo? Fermo! Buono. Allora, Aureliano è un amico di Monica e io sono il suo professore. Monica ti ha detto che non ti vuole più parlare, hai capito, sì? Hai sentito? Aia! Ah, lasciami, no, io lasciami. Non ti lascio finché non mi prometti che te ne vai e non ti fai più vedere. Se no ti spezzo un braccio. Aia! Va bene. Buona giornata. Ha fatto una figura di merda. No, lui ha fatto la figura di merda, non te, hai capito? Hai fatto una cosa bella. Ti ha fatto male? Stavo meglio prima. Vado a prendere... Senti, ma questo chi è? Che vuole? Stavamo insieme. Poi una volta ho alzato le mani e lì ho capito chi era. Ho cambiato scuola per stargli lontano, ma mi è servito. Capito. Senta, prof, grazie, io mi dispiace. No. Non devi ringraziare me, devi ringraziare Aureliano che ti è venuto per primo. Vero. Grazie, Aurea. Grazie. Ciao. Ma chi mi ha baciato davvero? Non ci credo. Neanche io, infatti. Dai che ti offro una gazzosa, va? Ma che è una gazzosa? Ma poi te lo spiego. Sono cose vecchie che non ci sono più. Le cose migliori non le fanno più. Prego, prego, da questa parte. Adesso andiamo nella sala dei professori e così potremo discutere, parlare del processo di modernizzazione che la nostra scuola. Prego. Ragazzi, a posto voi? A posto. Allora ci sei anche tu. Già. Ciao. Sì, perché ho pensato che in fondo padri e madri possono essere affascinanti, soprattutto quelli bravi, quindi molto diversi da me. Anche i padri? Sì. Sicuro? Strano, perché pensavo solo le madri, almeno così dice tuo figlio. In che senso mio figlio? Aureliano dice che Simone racconta cose molto divertenti su di te, è che non lo fa molto divertendosi. Tipo? Dai, mettiamoci un attimo qui. Tipo che hai sempre avuto un sacco di donne, che sei un mentitore seriale e che ciascuna di quelle donne non è mai durata più di 6 mesi. Tutto falso. No. Però tu sai che la realtà raccontata dai figli è sempre un po' più complessa. No? Senti, e cos'altro dice di così edificante nei miei confronti mio figlio o tuo figlio? Nient'altro. Ah. Perché? Perché mi piacerebbe conoscerlo meglio, capire quello che pensa, capire in che tipo di guai si sta cacciando. Insomma, le solite cose. Però ecco, vedi che alla fine finiamo sempre a parlare dei miei problemi e invece tralasciamo cose magari più interessanti, più divertenti. Quali? Ecco, tipo questo piccolo neo che tu hai sul labbro, nel Settecento stava a significare riservatezza. Ah, penso. Sì, che tradotto in linguaggio moderno vuol dire non perdi tempo. Ne avrei anche un altro qui sul collo. Ah, sì? Sì, lo vedo, ecco, questo cambia tutto perché questo sta a significare appassionata. E tu sei appassionata? Non sempre, dipende. Buongiorno. Appoggialo lì. Sì, è pieno di spine, mamma, un attimo. Sì, che poi la rosa da sola prende l'abbrivio e sale. Va bene così? Sì, bravo, okay. Perfetto. Scusa un attimo. Sì. Aspetta che
basta. Qui ci sta bene. Ecco. Beh, che succede? Succede che ho appena ricevuto un rifiuto. Di una donna? No, no, ma non di una donna, di uno studente. Mi ha scritto verba volant. Vuol dire che io parlo e poi alla fine... Non risolvi. Esatto. E chi è questo ragazzo? Questo è uno studente che da un po' di tempo non riesce a uscire di casa. Si è rinchiuso e niente, non riesco a farlo uscire dal guscio. Magari se mi spieghi meglio una cosa, forse una dritta te la posso dare io per farlo uscire dal guscio. In che senso? Tesoro, basta tornare a Machiavelli, no? Infine, giustifica i mezzi. Mamma, io all'inizio di ogni anno scolastico sai cosa dico ai miei allievi? Sì. Che Machiavelli, quella frase non l'ha mai detta, mai. Vabbè. Figurati, ma se lo sanno tutti, dai. Mamma, ma scusami, sono io il professore di filosofia o sei tu? Sono io, no? Vabbè, non ho ancora che ti offendi, è una cosa da poco. Non mi sono offeso, è una giornata un po' così. Chi è la donna? Non ho capito. La donna? Chi è? Quale donna? Non c'è nessuna donna. C'è. Vabbè, ciao. E come se c'è? Solo a titolo informativo, non ti montare alla testa. Quale sarebbe questa idea così machiavellica per tirare fuori il ragazzo dal buco? Ce li hai 5 minuti. Tesoro, come va? Bene, parte papà. Avete litigato di nuovo. E che ha combinato questa volta? No, niente. Che me la vivo male con lui, lo sai. Ma vuoi che ci parli io? No, assolutamente. E in ogni caso ti sto chiamando per un'altra cosa. Dimmi. Ma avevi detto prima di partire che avresti messo dei soldi sulla carta, ma che l'hai fatto poi? Sì, certo. E quanto ci hai messo? 2000 euro. Però pensavo per evenienze particolari. Ma che c'hai bisogno di soldi? Stavo pensando di vendere la Vespa. Ho trovato un'occasione... Una moto carina, quindi ci stavo pensando. Ah, ne hai parlato con papà? No, te l'ho detto, con lui meno ci parlo e meglio è. Tu stai bene lì? Il tempo fa schifo come dicono o no? No, il tempo è bellissimo. E va tutto benissimo. Ottimo, almeno una in famiglia è contenta. Senti, vado che devo scappare adesso, Ti voglio bene, tesoro. Fatti sentire anche tu. Ciao. Ciao amore. Ciao ma. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Che sa quelle buste? Buste del supermercato. Conosci il posto? Un posto pieno di scaffali con un sacco di roba da magnà. Perché hai fatto la spesa te, scusa? Forse perché c'ho il vizio di magnà, no? Sì, Manuel, però dove hai preso i soldi? Mamma, erano 40 euro, speso i miei. Oh, manco un grazie. Grazie. Grazie, però? Cioè, la voce da però. No, Manuel, semplicemente io vorrei che tu non mi dicessi cazzate, vorrei che tu fossi onesto con me. Amà. L'onestà è lodata da tutti, ma muore di freddo. Bella questa. Chi l'ha detta? Quel cantante che ti senti te, quello che strilla, come si chiama? No. L'ha detto Giovenale, un rapper del primo secolo dopo Cristo. Conosci? Senti, ma tu hai mai pensato ad abbandonare i posti in cui lavori, le traduzioni? Me? Abbandonare te in che senso, scusa? Beh, nel senso che potresti pensare più alla vita tua. La vita mia è questa. Sì, vabbè. Ma che cosa faresti se io non ci fossi? Ma che te ne vuoi andare? Se succedesse? Ci sarebbero dei vantaggi, che ti credi? Non ti dovrei più pulire le mutande, i calzini zozzi, c'è una puzza di piedi qua dentro costante, no? Poi magari mi trovo uno ricco. Me lo sposo. Ah, perché gli uomini ricchi non scelgono il pacchetto bella gnocca figlio munita? No. Ma vedi? Vivresti meglio, ma. Ma che sono questi discorsi? Ma io ti ho mai fatto pesare il fatto che c'eri? No. Però, ma io sono uscito per caso. Almeno una volta nella vita. Ti sarei pentita di avermi fatto, no?
Le pensi davvero queste cose? Sì. E penso pure che non me lo confesseresti mai. Mamma, come ti sbagli, guarda. Io non mi sono mai pentita di averti avuto. Sei stata la cosa più bella che mi è capitata nella vita. Io vado. Tu vai, sei appena tornato. Dove vai, scusa? Sì, devo andare a fare i compiti, a studiare da Simone. A studiare da Simone, così all'improvviso? Sì. Manuel, dai, stavamo parlando, Manuel, dai. Sì, ma stavamo parlando, ma fra poco se piangeva, era troppo sentimentale come cosa, non... Grande Simone, arrivo. Senza di te mi sarei buttato a Tevere. Dai, ti raggiungo, grazie. Ciao. Ciao. Chi è? E dai roba. Fare nuovo. Ma vado a provare. Oh, è il suo. Perfetto. Bene, bene. Senti, ma è vera quella cosa che hai detto? Di che? Che se si arrabbiano ti riempiono le botte, ti ammazzo. Scherzavi, eh? Secondo te scherzavo? Ma perché, scusa, se mi ammazzano ti dispiace a te? Ma certo che mi dispiace, oh. Pure parecchio. A me di più, ti assicuro. Continua, se no ti ammazzo io a te, dai. Come no. Secco come sei. Questa? Ma che sto profumo? Ma che è successo? Io c'ho una femmina. Che ti devi far perdonare? Niente. Volevo solo iniziare bene la giornata. Dove vai? Ho un appuntamento. Forse oggi mi danno 50 pagine da tradurre. Te sfruttano. Non mi sfruttano il lavoro, Manuel. No. Non è lavoro, è lavoro a cotti, me l'abbiamo fatta a scuola, senti. Tu, bracciante, mi raccogli 3 quintali di patate e io, Patrizio Romano, te pago con 2 ceci. Capito? Antichi romani non ce le avevano le patate. Comunque con te non ci voglio parlare dei soldi. Beh, anche perché non ce l'abbiamo, quindi di che vuoi parlare? Te pensi a studiare, pensa. Te prendi una laurea, poi un bel lavoro e cambiamo vita. No? Vabbè. Mi ci vedi a me all'università? Ti ci vedo. E poi non mi pare che a te ti è servita qualcosa. Io la laurea me la compro. Quanto ti piace queste cretinate? Non è benissimo. Dai, bacetto. Ciao, amore. Ciao. Allora, ragasciuoli belli, mi sono letto attentamente tutti i vostri pensieri sulla felicità e devo dire, non mi sorprende che mi sono piaciuti parecchio. Ora, se riuscissi a trovare i miei occhiali, potrei anche leggerne qualcuno. Oh, eccoli qua. Allora, leggiamo un po'. Allora, per me la felicità è ballare musica caraibica. Perché? Beh. Per me la felicità è fare l'amore. Chi è d'accordo con questo? Ah, quindi abbiamo... 4 maniaci sessuali, bene. Per me la felicità è fumare l'erba. Io non posso fare commenti, come potete intuire. Oh. Per me la felicità è perdere un chilo. Niente. Pure se con mano è finita. Tu non puoi stare così. La felicità è avere un padre meno stronzo e credo di intuire a chi sia riferito questo pensierino. Per me la felicità è un biglietto per le Maldive. Sei davvero così male? Ieri ho pianto per 3 ore, ma non sto a far visto. Se vuoi, ti presta la spalla mia. Cose personali, la Roma campione. Dunque, voi avete espresso tutti pensieri sulla felicità, terreni raggiungibili, molto concreti, no? E invece perché secondo voi Aristotele considera la felicità un ideale? Chicca.
Perché per quanto facciamo, non sempre la felicità dipende da noi. Sempre per Aristotele, qual è la cosa più preziosa da fare per cercare di raggiungere la felicità? Coltivare l'amicizia. Questo perché? Perché essere amici vuol dire amare incondizionatamente, a prescindere dai difetti che un amico può avere, perché un amico non può essere geloso, invidioso, no? Sempre secondo Aristotele, chiaramente. Questo però non è tanto vero. Perché? Perché alla fine tutti siamo pieni di gelosie e di invidia. Non se abbiamo un amico vero. Fidati. Simone, che ne pensi? Simone? Confermo. L'amicizia ci permette di gioire per il successo di un nostro amico o di soffrire per il suo dolore. Ma non, che c'è? Sta male? Che c'è? No, è solo stanco. È stanco perché? Che ne so, avrà dormito poco. O ci avrà letto scomodo, che ne so. Ok. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Mi raccomando, eudaimonia, felicità, che auguro a tutti voi. Ci vediamo domani, ragazzi. Grazie. Chicca, puoi restare un attimo? Ti dico una cosa? Arrivederci. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Io prima ti avrei voluto chiedere delle cose, non l'ho fatto, che c'erano tutti, allora approfitto di questo momento magari per fare due chiacchiere con te, se ti va, chiaramente. Prof, si offende se le dico di farsi gli affari suoi? A parte che non mi offendo, ma se io volessi farmi i fatti miei avrei fatto un altro lavoro. Sì, ma questa non è filosofia, è la mia vita. Certo che è la tua vita, ma a me la tua vita interessa molto più della filosofia. Molto di più. Questo è un interesse filosofico, la tua vita. Mi dici che c'hai? No, è per Manuel. Mi sento una cretina, non mi guarda nemmeno, non gliene importa niente di me. Ma perché c'ha un'altra? Che succede? No, non credo. Cioè, lo saprei, sei da sempre tutto di tutti qua. No, lei ora penserà che io sia, che sono una bambina, una scema. No, no, no. Sai cosa penso io? Io penso che tu pensi troppo a Manuel e un po' troppo poco a te stessa. Tu sei piena di vita e questo è il tuo demone, Simon. Tu devi cercare di affrontare la vita senza paura. La paura, lasciamola ai bambini. I bambini creano le paure per evitare i pericoli, no? Per crescere. Bisogna avere coraggio. Coraggio. Hai capito? Sì. E un'altra cosa. Tu sei una cosa preziosa. Per chi? Per chi? Tanto per me che, insomma, ecco, ma poi per tutti, per la classe, per i tuoi amici, per chi ti vuole bene. Se esci qua fuori nel corridoio, trovi decine di persone che pensano che tu sia preziosa, che ti vogliono bene. È proprio sicuro, prof? Certo che ne sono sicuro. Guarda che io non ci starei in questa classe senza di te, non ci verrei proprio. Anzi, dirò di più, io vengo qui proprio per te, per quelli che stanno come te. Cioè, perché è triste. Anche perché è triste, certo. È confuso, disperato, ignorante. Sì, 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 ma guarda che queste sono tutte cose che passano. L'ignoranza scompare. Passa. È bello quello che dice, prof. Bello. Ma vorrei abbracciare. Ecco, invece di abbracciarmi, vattene, studiati Aristotele che domani ti interrogo. Grazie, prof. Vai. Arrivederci.
Sì, pronto, che parlo con Giuseppe, figlio della signora Miriam? Sì, sono io. Guarda bello che sono la cliente di mamma. Mamma si è sentita poco bene al lavoro. Tocca che vieni qua. Me la può passare? Eh no, non te la posso passare. Sta qua svenuta, io sto a reggere le gambe. Dai, è bello, sbrigati. Guarda che grave, eh. Dai. Ma... Apri! Dai, chi è? Chi è? È Zucca. Arrivo! Sbrigati! Dai, zitto, mettiti qua. Non fia, nasconditi. Eccolo! Oh! Che te fa? Ma che schifo, copri, te. Dimmi. Mi devi dare la macchina. Adesso? Adesso, quando me la vuoi dà? Ma non posso, però. Ma che sa di che non puoi? Fammi entrare, oh! Zucca, so... so come. So scopare. Sai scopà? Portacci tua, bravo. Senti un po', ma com'è questa? Fammi la vedere, no? Aspetta, che se te vede si spaventa, dai. Senza offesa, eh. Quanto sei coglione, con queste cazzate ferite solo sbarra. A me mi ferite manco per cazzo. Se sei così permaloso, sì. Sì, sono permalosa, ricordata la prossima volta. Vabbè, senti la sbarra, gli dico che te sta a fare una pelle. Poi se si incazza, Davide, di con lui, va bene? Vabbè. E godite questi 3 secondi di felicità, eh? Ho sentito tutto. E mo? Mo? Ci andrò a parlare, che te devo dire? Come ci andrò a parlare? Appena detto che ti ammazza quello. Ma l'hai vista sta macchina, Simo? Come fa? Ma mancano troppi pezzi. Se tu ci vai, vengo con te. Te? Con me da sbarra? È inutile. È troppo rischioso. Ho capito, ma fammi fare qualcosa. Che devo fare? Dimmelo. Senti, facciamo così. Io vado. Però se entro sera non mi vedi tornare, devi chiamare la polizia. La polizia? Ancora questa storia, Manuel? Oh, li chiami e li fai venire dove sto io. Per forza, così vedono se sono vivo o morto, no? Abbiamo detto rosso, giusto? Sì, sì. Bene, dai, che cambiamo, almeno. Mamma! Ma! Dio, scusi. Amore. Amore mio. Ma come hai fatto? Come hai fatto ad arrivare fino a qua? Non lo so, sono solo... Che c'è? Che tu stai bene. Ma sì, che sto bene, che c'è? Pensavo che tu... Che? Dimmi, che? Mi hanno chiamato e mi hanno detto che ti era successo qualcosa di brutto. Chi? Chi ti ha chiamato? Chi? Non lo so, una signora che lavora qui. Ma non è possibile. Sto bene, guarda. Sto bene, sto. Guarda un po' che ti ho portato. Ma ce l'hai fatta a venire? Cominciavo a pensare male, lo sai? Perché a pensare male? Perché certi amici miei mi hanno detto che c'è un pischello che va in giro a cercare certi pezzi di una certa macchina. Ma che strano. Sbarra, c'è un problema. A me i problemi fanno venire a rosolia, lo sai? La macchina che mi avete dato, qualcuno me l'ha distrutta. E chi è stato? Non lo so. Qualcuno è entrato nel box e mi ha sfornato tutto. Ho fatto un casino. La sei venduta, eh? Che venduta? Te lo giuro, sta ancora là. Dimmi che non è vero. Dimmi che ti sei bevuto il cervello.
Aume de merda! Ringrazia il cielo perché hanno già mangiato, se no te lo faccio mangiare da lui stasera. Chi è amore? Ciao, Pin! Che succede? Professore, so che è stato lei a fare quella telefonata. Dobbiamo parlare. Ok, perfetto. Ciao. Ciao. No, veramente, non... Aspetta un attimo. Sei pallido, che è successo? No, sto bene, tranquillo. Non ti preoccupare. Vorrei solo stare un po' da solo. Ma stai sempre da solo, non mi sembra di essere così invadente. E invece lo sei. Bene, ti sbagli. Ne possiamo parlare un'altra volta? Ma non ne possiamo parlare adesso. No, non mi va. Ho altri pensieri per la testa, non mi va. Ma cosa, è successo qualcosa con qualcuno alla festa? Magari una persona che ti interessa, che ti ha dato buca? Sì. Beh? Mi ho proprio filato. Poi ho fatto una cazzata, per cui se prima non mi vedevo, adesso sono trasparente. Non... Senti, non mi va bene, non mi va di parlare di me con te, non mi va. Non c'entri. Va bene, ti lascio solo. Manuel? Manuel, sei tu? Sì, ma mi hanno menato. Non so dove cazzo sto, ma l'ho lasciato in un posto, ti prego. Non so come tornare, vieni a prendere. Mandami la posizione adesso, va bene? Manuel! Piano. T'hanno fatto? Piano, piano, mi fa male ovunque. Ce la fai ad alzarti? Sì. Ti porto a casa? No, ma che a casa? Non posso tornare a casa così. Dove ti porti? In ospedale? Non voglio andare all'ospedale. Ti porto a casa mia, vieni. Vai piano. Piano. Grazie. Mi piace come lavori, sempre con il sorriso. Lo faccio per prendere le mance più alte dei clienti. Allora se vuoi allungare il turno, però devi venire un po' prima. Ettore, grazie, sei davvero molto gentile, però io non vorrei mollare del tutto le traduzioni, capito? Scusa. Sì? Ma quando? Sì, d'accordo, vengo subito. Mi mandi l'indirizzo?
Ciao. Ciao. Benvenuta. Scusa, mi sono persa. Lo so, qua è un po' difficile trovare il posto. Dove sta? Sopra. Che bello qui. Dai, vieni che ti accompagno. Sì. Ma ti hanno detto qualcosa? No, tra lui e Simone non mi hanno detto niente, mi hanno raccontato un sacco di balle. Come stanno? A parte li vedi, stanno bene, niente di rotto. Ma vederlo così mi sembra ancora un bambino. Ma perché io devo vivere con questo stato di terrore che qualcuno gli faccia del male? Ma perché? Perché? Io speravo che si fosse data una calmata, che poi da quando ci sei tu va a scuola più volentieri. Poi invece ieri mi ha fatto questo discorso stranissimo sul perché non l'avessi lasciato da piccolo per rifarmi un'altra vita. Ma veramente ha detto questo? E infatti io l'ho trovato un discorso assurdo. Ma poi perché avrei dovuto lasciarlo? È lui la vita mia, è lui. La vita mia. Ma tu gliel'hai detto? Ma certo. Perché tu non glielo dici a Simone che è la vita tua? No, io non gliel'ho mai detto, ma io lo faccio adesso, sono un disastro. No. Non ci credo. Senti, ma non vuoi qualcosa di caldo? Non so, ti faccio un tè. Ce l'hai una camomilla? Ti faccio una camomilla. Grazie. Prego. Grazie. Mangia qualcosa. No, no, grazie, non ho fame. Grazie, non ce la faccio. Hai parlato con tua mamma? Sì, l'ho chiamata, non so, 100 volte, niente. No. Il telefono rotto, staccato, non riesco a capire. Persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene. In fondo un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo.
Platone, un Botticelli, Dumbledore.